Purtroppo devo dire che tre pazienti sono stati intubati prontamente al pronto soccorso, questo perché durante l'incidente hanno avuto purtroppo, confermato anche da un primo esame delle vie aeree, una lesione delle vie respiratorie, probabilmente un danno da inalazione dovuto all'incidente. Per questo sono stati prontamente intubati per prevenire successive complicanze. Fatta eccezione per il collega dei Vigili del Fuoco, che non ha avuto per ora la necessità di un'intubazione. Risolto il problema delle vie aeree, siamo passati alla valutazione dell'estensione e della profondità delle ustioni. E qui abbiamo una variabilità di ustione che va da un minimo del 9% a un massimo, purtroppo, del 54%, che noi dovremmo già immediatamente trattare nella prossima settimana chirurgicamente, nel senso che dobbiamo rimuovere tutta la parte necrotica, tutta la parte, diciamo, dovuta al danno delle ustioni e coprirla con la cute omologa, nel senso che essendo così estesa la superficie non possiamo fare un trapianto con la pelle, diciamo, del paziente stesso, perché sarebbe troppa l'estensione che verremmo a creare. Allora abbiamo programmato il primo intervento, che faremo precocemente la prossima settimana, di rimozione di tutta la parte necrotica e copertura con la cute da donatore. Questo purtroppo sarà soltanto il primo di altri interventi che successivamente proseguiranno. Insomma, sono purtroppo pazienti che hanno delle ustioni estese, purtroppo, e impegnative anche dal punto di vista del danno respiratorio. Però ovviamente faremo del tutto, tutte le nostre conoscenze che abbiamo per trattarle chirurgicamente e per trattare le lesioni dell'alveo respiratorio. E in pericolo di vita, assolutamente. Gli interventi chirurgici programmati sono con la cute, come ho detto prima, da donatore, perché sono molto estese. Diciamo, il vigile del fuoco è uno della protezione civile che ha il 30% di ustione. L'altro è il 19%, anch'esso deve essere operato, con la cute però su autologa, mentre invece devo valutare soltanto il 9% se ha bisogno di intervento chirurgico. Quindi sono tutti e tre in prognosi, tutti e quattro, scusate, in prognosi riservata e in pericolo di vita, purtroppo. Dopo aver fatto l'escarectomia, la rimozione della parte necrotica viene coperta, bisogna coprirla, la parte che uno ha cruentato, con la cute da donatore, che noi con la convenzione con la banca della pelle di Cesena la prendiamo lì. E tempi di convalescenza? Questo è presto per dirlo, perché certo, io dopo questo intervento ce ne saranno altri. Devo vedere come il paziente reagisce al primo intervento di integrazione. La parte importante è che si riesca a fare un piano chirurgico che si possa reintegrare bene in modo tale da ridurre la superficie ustionata. Il vigile avrà degli esiti, avranno ovviamente degli esiti cicatriziali che poi noi ci adopereremo con il laser, con le altre terapie, insomma, non è che non finiamo soltanto nella fase acuta dell'ustione, abbiamo anche la fase in cui li seguiamo anche dal punto di vista cronico, che dura tantissimo, dura tutta una vita praticamente.